Alessandro Basciano è stato al centro delle discussioni sui social dopo la sua partecipazione a Verissimo. I fan hanno notato un viso del DJ completamente trasformato a causa di un presunto uso eccessivo di Botox. Le critiche non sono mancate sotto il video dell'intervista andata in onda sabato 19 ottobre. I commenti riguardavano principalmente il cambiamento fisico di Basciano, con frasi come «Ma cosa ha fatto in viso?» o «Perché si è riempito così tanto di Botox? Era un bel ragazzo prima». Nonostante le critiche, Basciano ha scelto di non rispondere agli attacchi ricevuti. A difenderlo è intervenuto l'amico Amedeo Venza, che ha attribuito il cambiamento del viso di Basciano al trucco e alle luci dell'intervista. Venza ha spiegato su Instagram che il DJ era stato truccato pesantemente a causa di un intervento al setto nasale per problemi di respirazione. Il trucco utilizzato durante l'intervista ha evidenziato zigomi e labbra diversi rispetto al solito, dando l'impressione di un viso completamente diverso da quello a cui i fan erano abituati. Nonostante le spiegazioni di Venza, i fan continuano a discutere sul presunto uso di Botox da parte di Basciano, lasciando il DJ al centro di polemiche.